È stata ritrovata e riconsegnata dopo ben 47 anni la statua lignea raffigurante la Madonna in trono col bambino del XIV secolo, rubata nel 1976 nella parrocchia di Sant'Egidio Abate a Cerqueto, frazione di Fan Adriano, nel Teramano. Questa è stata veramente una grande emozione dopo 47 anni ritrovare questa statua che è una scultura di pregevolissimo valore del 1400. Che ha visto proprio questa comunità crescere e l'ha accompagnata per secoli. E quindi è un valore che è stato riconquistato, che porta veramente alla comunità una devozione, un ringraziamento, una gratitudine che adesso si può ripetere e continuare per le nuove generazioni. Tutte le aree intere hanno bisogno di un rilancio. Io penso che esperienze come quelle che abbiamo vissuto oggi sono davvero il segno che ci sono comunità, sia pure numericamente piccole, però che vogliono riscoprire le proprie radici, le proprie tradizioni e soprattutto mettersi a servizio per rilanciare un territorio che ha delle potenzialità davvero importanti sul piano turistico, ma anche sul piano di quell'eredità culturale che può essere oggi importante anche per le nuove generazioni. Le indagini che hanno portato al rinvenimento dell'opera sono state condotte in stretta sinergia tra il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio di Bari e il Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Bitonto, consentendo di accertare la provenienza illecita delle statue di oltre 500 beni culturali. Di fondamentale importanza si è rilevata la consultazione della banca dei dati dei beni culturali illecitamente sottratti, gestita dal Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, con oltre 1,5 milioni di files relativi a beni da ricercare. L'attività è stata condotta unitamente ai colleghi della Guardia di Finanza, che hanno peraltro avuto la prima notizia e si sono occupati anche dei primi accertamenti, che poi per una questione di competenza nel particolare settore hanno condiviso con noi. Per noi davvero è motivo di orgoglio essere qui e riconsegnare la statua dopo ben 47 anni dal suo furto. È davvero molto emozionante guardare la felicità e la commozione negli occhi della gente, quindi siamo davvero contenti di quello che è stato fatto.